Bentornate sul canale e benvenute in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un'azienda che produce ottimi elettrodomestici, ovvero Aigostar. In questo video in particolare vi parlerò della loro lampadina LED Smart Bulb. Vista così può sembrare una lampadina molto comune e molto semplice, quindi una lampadina che utilizziamo nel nostro quotidiano, in tutte le stanze della nostra casa, negli uffici e in tanti altri luoghi, che possiamo scegliere esclusivamente o di luce calda o di luce fredda. Questa invece non lo è assolutamente, è una lampadina super intelligente. In un'unica lampadina possiamo avere sia la luce calda che la luce fredda e possiamo modificare la intensità di luminosità. Possiamo avere anche delle luci colorate con modalità di animazione di cambio colore molto particolari e possiamo anche decidere di spegnerla dopo un tot tempo, quindi non dobbiamo per forza spegnerla con un interruttore. Ma tutto questo com'è possibile? È possibile perché possiamo collegarla tramite a un'app. L'app è disponibile sia in App Store per quanto riguarda gli iPhone, ma anche per gli Android, quindi nel Play Store, e può essere collegata anche ai famosissimi Amazon Alexa, ma anche i dispositivi Google. Questa lampadina, quando è arrivata a casa nostra, è piaciuta ad esempio tantissimo ai bambini, perché con la modalità arcobaleno hanno potuto avere delle luci colorate in camera e noi adulti l'abbiamo adorata perché tramite la modalità timer abbiamo avuto la possibilità di farla spegnere in autonomia. Quindi quando i bambini si sono addormentati, la lampadina si spegne da sola. Prima di mostrarvi tutte le modalità con cui è possibile utilizzare questa lampadina e farvi vedere come configurarla, vi voglio lasciare il mio codice sconto, che è molto molto conveniente, Laura50, che vi dà la possibilità di avere il 50% di sconto sui vostri acquisti Aigostar. Il codice dura per pochissimo, fino al 15 agosto, quindi vi consiglio di affrettare i vostri acquisti se siete interessati a questi super prodotti. Vi lascio come sempre qua sotto nell'info box il mio codice sconto e i link a tutti i prodotti che vi mostrerò in questo video, perché oltre a mostrarvi la lampadina vi mostrerò anche la lampada da tavola in metallo molto graziosa e anche un adattatore dove potete mettere la lampadina e utilizzarla come luce di servizio. È un adattatore con l'interruttore integrato e potete naturalmente regolare a seconda se volete lo spinotto orizzontale o verticale. Vi mostro il packaging secondario della lampadina, ovvero la confezione. Sul retro vedete tutte le caratteristiche tecniche della lampadina, che è appunto una lampadina LED smart con controllo smart, dimmer continuo, regolazione continua del colore e della temperatura e timer. All'interno della confezione troviamo la lampadina, che è la protagonista, con inciso il marchio Aigostar e tutte le caratteristiche tecniche. Nella confezione troviamo anche le istruzioni che ci consentono passo per passo di configurare la lampadina alla nostra app. E ora vi mostro il secondo prodotto, ovvero Metal Table Lamp, una lampada da tavola con supporto in metallo. All'interno della confezione troviamo le istruzioni con le avvertenze, imballate troviamo i tre piedini per il supporto in metallo e infine l'immancabile paralume bianco con l'interruttore nero. Andiamo insieme a fissare i tre piedini. Come vedete ci sono tre fori dove noi con movimenti rotatori andiamo a fissare ogni singolo piedino. Dopo aver montato il terzo piedino, il supporto è pronto, andiamo a metterci il paralume e poi ci mettiamo l'ultimo elemento per andare a incastrare e fissare il tutto. È arrivato finalmente il momento della nostra lampadina, che andiamo ad avvitare con movimenti rotatori senza andare a stringere troppo. E finalmente la nostra luce è pronta. Ed eccoci alla configurazione. Andiamo su Play Store e digitiamo Aigostar nella ricerca. Come risultato prendiamo il primo, ovvero Aigosmart. Facciamo installa e aspettiamo qualche secondo affinché l'installazione avvenga in modo corretto.
Dopodiché facciamo apri, così arriviamo subito nell'app, ci dice la localizzazione che di solito fa in maniera automatica Italia e la confermiamo. Dopodiché ci dice registrati o accedi, e una volta fatto siamo nell'app, ci dice qualche passo che possiamo fare dentro l'app, ad esempio la gestione stanza, e io metterò seconda camera da letto. Aggiungi dispositivo, illuminazione wifi, e poi andremo a seguire le istruzioni, ovvero accendiamo e spegniamo la luce per 3 volte. Una volta che abbiamo fatto questo passaggio, vedrete che la lampadina si accenderà e spegnerà da sola, ci chiederà i dati del nostro wifi e, come vedete, ora sta caricando e sta cercando il dispositivo. Ci vuole un po' di pazienza perché non è velocissimo, e purtroppo io ho dovuto fare 2 o 3 tentativi perché non mi configurava, ma una volta configurato facciamo conferma. La lampadina è collegata alla nostra app, quindi possiamo giocare e sperimentare tutte le funzioni che ha questa lampada collegata alla sua app. Ad esempio possiamo mettere una luce calda, una luce fredda, una luce bianca, e possiamo regolare la luminosità, 1% per averla leggerissima quasi spenta, fino a un 100% per averla bella intensa. Possiamo mettere ad esempio anche dei colori come il rosso, come la passione, il giallo gelosia, il verde speranza, l'azzurro, il blu, il fucsia, e anche di questi colori possiamo regolare la luminosità. 1%, come vi dicevo prima, molto molto tenue e leggera, fino a un 100% per avere un'esplosione di colore. Nelle modalità abbiamo diverse animazioni, come ad esempio quelle della natura, come il tramonto, l'aurora, l'arcobaleno, la fiamma, eccetera. Oppure festival, per quanto riguarda le varie festività, San Valentino, lume di candela, Natale, e poi i momenti di vita come la modalità lettura o la modalità notturna. E possiamo mettere anche un timer, decidere dopo quanto tempo si debba spegnere la lampadina, oppure possiamo mettere un timer per decidere quando si deve accendere. E infine vi mostro l'adattatore con switch e interruttore. Questo è un adattatore dove noi possiamo mettere appunto la nostra lampadina, accenderla e spegnerla grazie all'interruttore, e possiamo collegarla alla corrente sia in modalità verticale o orizzontale, naturalmente ruotando semplicemente lo switch. Vi ricordo che la lampadina, oltre all'interruttore, può essere comandata tramite l'app, come abbiamo fatto per la lampada da tavola. Vi ricordo che col codice LAURA50 potrete avere il 50% di sconto su tutti i prodotti iGoStar. Questo codice dura solo fino al 15 di agosto, quindi vi consiglio di affrettarvi se volete qualche prodotto iGoStar e approfittare di questa super offerta. Io vi lascio nell'info box qua sotto i link dei 3 prodotti che vi ho mostrato. Se questo video vi è piaciuto e ne volete degli altri, lasciate un bel pollice in su, e questo è anche un piccolo modo per far crescere questo spazio. Io vi ringrazio in anticipo. Se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale e azionate la campanella così da non perdere nessuno dei miei video. E se volete mi potete seguire anche su Facebook e Instagram, dove pubblico spesso foto, post e storie. Vi aspetto anche lì. Vi mando un grande bacio e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!